tutti amici e bentornati sul canale di Raffi. Oggi vi voglio dare una buonissima ricetta, un buon secondo. Sto parlando della frittata di carciofi al forno. Andiamo con la ricetta. Allora, io ho preso 10 carciofi, li ho lavati e li ho affettati. Li ho affettati per verticale, non per orizzontale, quindi per lungo. Ho fatto fettine di scarso un centimetro l'uno. Poi ci vuole formaggio quanto basta, prezzemolo quanto basta, un uovo, pepe quanto basta, ovviamente sale quanto basta e una manciata di pane grattugiato, olio e poi ho fatto riscaldare sul fuoco un litro di acqua con un dado. E per finire ci vuole una teglia. Incominciamo a inserire un filo d'olio nella teglia. Allora, una volta che abbiamo sparso l'olio, incominciamo a prendere le fettine di carciofi e li sistemiamo nella teglia. Li mettiamo uno a fianco all'altro fino a completare tutto lo strato della teglia. Una volta che abbiamo sistemato i nostri carciofi nella teglia, incominciamo a inserire gli ingredienti. Allora, inseriamo il sale, quanto basta ho detto, poi vi rendete conto voi se lo volete un po' più salato, un po' più dolce. Il formaggio. Inseriamo il prezzemolo. Poi dobbiamo inserire il pepe, però io il pepe lo metto nell'uovo e sbatto il tutto. Una volta che abbiamo sbattuto l'uovo con il pepe, con la forchetta dobbiamo buttarlo sui carciofi, non tutti insieme, delle forchettate che colano. Ne aggiungiamo metà dell'uovo, l'altro ci serve alla fine. Una volta fatto tutto ciò, dobbiamo reinserire di nuovo le fettine di carciofi e sistemarli sempre uno sopra l'altro. Fare la stessa procedura. Quindi, una volta che abbiamo risistemato di nuovo i nostri carciofi sopra, le fettine, andiamo di nuovo con gli stessi ingredienti. Sale, formaggio, prezzemolo, l'altra metà dell'uovo che ho conservato, e alla fine dobbiamo inserire un filo d'olio e una manciata di pane grattugiato. Poi, prima di inserirlo nel forno, siccome i carciofi sono crudi, non sono cotti, come vi ho detto prima, ho fatto sciogliere in un litro d'acqua un dado. Dobbiamo inserire il nostro brodo nella teglia e ricoprire
i nostri carciofi. Dopodiché possiamo infornare. Allora, una volta che ho inserito tutto il litro del brodo, andiamo a infornare. Inforniamo a 220 gradi per 40 minuti prima di uscirlo, che siamo quasi alla fine. Inseriamo una forchetta nei nostri carciofi e vediamo se la forchetta entra, ciò significa che il carciofo si è fatto. Nel caso la forchetta fa fatica ad entrare, facciamo stare un altro 5 minuti prima di uscirlo. Ci vediamo a fine cottura. Trascorsi 40 minuti, adesso vediamo se la nostra frittata è pronta. Quindi, come ho detto prima, con una forchetta penetriamo i carciofi e in effetti i carciofi si sono fatti perché la forchetta entra facilmente. Il nostro brodo si è asciugato, quindi possiamo uscire la nostra frittata. Abbiamo impiattato la nostra frittata di carciofi. E ragazzi, è venuta in questo modo. Spero tanto che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, mettete tantissimi like, anche perché la frittata di carciofi, come voi sapete, fa bene. Mi raccomando, con i nostri pollici in su, mi raccomando, iscrivetevi in tanti al mio canale e ci vediamo alla mia prossima ricetta. Ciao a tutti e buon secondo!